Cari amici di Cani Cattivi Web, benvenuti a questa puntata di Ne Vogliamo Parlare. È tornato a trovarmi il mio carissimo amico Domenico Lodico, che ti sono mancato. Mi ero dimenticato a staccare il telefonino, lo stacco adesso con tutto in diretta, però ti sono mancato. Puoi dire che ti sono mancato? Sì. Ma posso parlare, perché mi sono. Ah, intanto diciamo che dove ti ho riportato, siccome quando tu incontri un vecchio amico lo devi riportare in quei luoghi dove si è stati bene, no? Il luogo del delitto. Si chiama Marcord questo tecnicamente, questa è una Marcord. E io ti ho riportato. Non ha nulla a che vedere con le macchette. No, a Marcord è un'altra cosa. Non dare testimonianza della tua ignoranza, per favore. Voglio dire, essendo tu una persona erudita. E allora, ti ho portato in quel del Parco Robinson, dove noi siamo stati l'anno scorso, sì, l'anno prima, e ci ritorniamo quest'anno. Allora, io devo dire che voglio dire, stai passando da un paio di ci stanno venendo a prendere. Stanno venendo a prendere direttamente. E la situazione, diciamo che... È andata via, no, e allora ci è andata bene. Per noi. Allora, la situazione, diciamo che è quella, cioè, sotto gli occhi di tutti, cioè, voglio dire, le immagini parlano chiare, chiaro, no, non... Aspetta. Anzi, noi eravamo sotto quell'albero, aspetta, e abbiamo dovuto cambiare albero. Aspetta, adesso mi sono scocciato, perché io non posso venirti sempre dietro e posso secondarti in tutte le cose, perché io tutti questi disastri io non li vedo. Non li vedo tutti questi disastri, Cesare, perché tu ogni volta mi porti in un po'... Per intanto l'albero era pericolante, era pericoloso ed è stato potato, quindi non... Ha preso fuoco! No, perché tu lo sai quella cosa... Ma ha preso fuoco! No, gli hanno dato fuoco! No, il possibile lo facciamo, l'impossibile per l'impossibile... Ha preso fuoco! No, è stato sistemato. Poi io tutto questo disastro non lo vedo. Dove c'erano i fili scoperti, dove sono? C'è una bella sala. Ma c'è un contatore aperto con i fili che si vedono, con la lucicina accesa. È una sala coi ferri. Se tu ti vuoi fare il riccio di capelli, metti là, quindi è tutto. Poi dove lo vedi? Guarda i ragazzi che pattinano, guarda. Ma dove che pattinano? Guarda, Domenico, inizio a preoccuparmi. Io inizio a preoccuparmi. Io non lo vedo tutto. Anche perché con la legalizzazione della marijuana, questa con il senza il principio attivo, non so se ti hanno dato una partita sbagliata. Guarda l'albero fiorito, questo, guarda. Domenico, sta cadendo. No, questo sarà potato buono. Non lo dire, sta cadendo, per quarta volta che ci si sta cadendo. Gli hanno dato. Domenico, ma la spazzatura lungo il corridoio... Dove la vedi questa spazzatura? Dove la vedi che è pulito, si ci può mangiare? Dove la vedi questa spazzatura? Cioè, Domenico, i giochi per bambini sono abbandonati. Guarda il bambino sullo scivolo, guarda che bello, guarda. Ma il problema sei tu, perché se tu non fossi quello che in questo momento, con un po' di fantasia, ti assicuro che vedresti Adamo ed Eva con la fogliolina. Allora, io faccio un appello alla famiglia che quest'uomo ha iniziato a fare uso di allucinogeni. No, io mi sono stancato di venirti dietro, cioè, se non ti posso assecolare. E ora ti dirò di più. Ti faccio vedere che nei posti dove andremo è tutto a posto. Non c'è niente che non va. Quindi sei tu, abbiamo sbagliato noi il concetto, io a fare domande e tu a dare le risposte. Vedi che adesso che le domande le fai tu e le risposte le do io, è tutto a posto? Quindi il Parco Robinson... Ti sei convinto. Cioè, quindi, quasi può venire a pattinare. Sì. Quella non è quella che si vede, non è spazzatura. No. L'albero... L'albero è stato sistemato. E il contatore? Contatore, sala coi fer, capelli ricci, metti due mani, positivo. Giochi per bambini. Bellissimo, guarda il bimbo. Bimbo! Guarda, sullo scivolo, dove li vedi? Guarda che pulito, guarda. Cioè, tu considera che per arrivare qua, poco fa, abbiamo chiesto informazioni, manco lo trovavamo il Parco Robinson. Non lo trovavamo più. Ma sai che quasi tu mi stai convincendo? Perché inizio a pensare... Che in effetti ci vuole un poco di fantasia. Bravo, esatto. Ci vuole un poco di fantasia. Esatto. E molto probabilmente non hanno messo mano perché così vogliono stimolare la fantasia. Vediamo la popolazione canicattinese
fin dove ha il suo senso dell'immaginazione. Bravo, mi piace questo, abbassa la mano perché mi offuschi la telecamera. Bravo, bravo, e questo è il concetto. Cioè un po', se presenta il bicchiere mezzo pieno e mezzo... Tu il bicchiere... Che poi quest'albero, voglio dire... A chi serviva? Cioè solo un secolo aveva. A chi serviva? A niente, ci ha fatto ombra, ti ricordi che era... Ma chi serviva? Ma poi non è che era così tanto bello. Ma quando mai? Ma poi quando le tapparelle bruciate, che tapparelle bruciate, ma dai. No. Vuoi mettere, questi si sono sentiti per un attimo, no, che so, nella cosa di un film. No, fantastico. Ma era un po' tutto il contesto che è stato creato così. Quindi, sono tipo le scene, quelle del film Jurassic Park, tutte queste cose, sono effetti. Cioè, tu vedi la realtà di... No, io me la sono persa perché ero a San Lazzaro di Savena, dove ero nei parchi questi squallidi. Questi... Tutti, mi immagino. Ma sì, ma tutti, tutti sistemati, tutti con le erbette, i giochi per i bambini. Che schifo, che noia, che schifo, proprio tutti che si annoiano, tutti brutti. Inizio a guardarlo con un altro occhio. Ci sei? E allora possiamo andare nei posti dove mi hai portato, che ti faccio convinto? Possiamo andare? Non mi dire che allargo Nasseria. Te lo faccio vedere. Te lo faccio vedere. Andiamo. Largo Nasseria. Ora io voglio capire, cioè ci siamo spostati da Parco Robinson e mi hai portato all'Largo Nasseria. Allora, guarda che bello. Guarda che bella scalinata. Rispetto, uguaglianza, coraggio, dignità, giustizia. E poi non mi venire a dire che Canicattì è un paese... Hanno toccato forse una bottiglia da dove l'abbiamo lasciato? Che tutti i casi scandano a Canicattì, succede... Che succede a Canicattì? Cioè l'abbiamo trovato come l'abbiamo lasciato? Sì, sì, non è vero che era la tempo di Mussolini che si dormiva con le porte aperte. Cioè anche ora, cioè... Guarda che bello, bottiglie, guarda. Le bottiglie dove le abbiamo lasciate le abbiamo trovate. Che bello, che... la scalinata, guarda che pulizia, guarda i ragazzi che corrono, guarda. La signora con la... guarda come fischietta questo ragazzino. Quando si fischietta si corre, che vuol dire? Che vanno bene le cose, cioè. Sì, sì, sì. Guarda la signora col passeggino, guarda quella bambina. Ma è una discarica a cielo aperto. Sta respirando ossigeno. Ma è una discarica a cielo aperto. No, cioè c'è spazzatura ovunque. No, quando hanno fatto i cestini con i copertoni delle auto. E ciò ci sono pure strapieni. Che bello. Che bello. Scusami, dove devo fare un inciso. Ma perdonami. Ma io avevo suggerito quando eravamo venuti insieme. Due bandi, due chioschi. Il chiosco, il gelato. Ragazzo, cioccolato e panna. Che c'è? Ma che ride, ma si c'è? Si c'è. Ascolta, un poco d'acqua. Scusa, c'è pure un secchio giallo messo lì come se dovessero pulire la terra. Molta differenziata. No, ma quello che voglio dire io è... Avevamo chiesto a questi ragazzini non passare, ci hanno ascoltato. Certo. No, quello che ti voglio dire io è... Noi avevamo detto, siccome qua i ragazzi ci riuniscono ogni sera, eccetera. C'è lo spumante, vedi? Certo. Dove? Però mi devi fare parlare. E avevamo detto, allora facciamo due bandi per due chioschi, creiamo posti di lavoro, creiamo presidi, mettiamo un paio di telecamerine, così anche i genitori che sanno che il luogo è monitorato stanno anche più tranquilli. E voglio dire, lo facciamo diventare un luogo per ragazzi, un luogo vivibile, cioè un posto... Non si può fare, Cesare. Quando tu eri a tuo carosazzo e ti dovevi imboscare con la fidanzata, te ne potevi dire che non c'erano le telecamerine? Scusami, Cesare, se ci sono le telecamerine, chi sei carosetti a 16 anni? Si possono mettere... Scusa, se tu devi dare un bacio alla tua ragazzina, ci va uno sulle telecamere? Dillo a lui, lo deve dire. Cioè, sì, io no, sì, ha detto sì, si sente più sicuro, grazie dell'intervento. Tomba, grazie. Se è minorenne non ti possiamo inquadrare. No, 21 anni. Ah, 21 anni. Ah, posto. Parliamo più Nico. Grazie. Ciao, vai. Ciao. Hai visto? Tutte combare, te vedo, tutte combare. Sì, esatto. Uno speciale, poi lo vedi. Poi lo vedi sul web. Come si fa a mettere la telecamera? C'è un immondezzaio. Cioè, no, ma no, ti dico di più. Cioè, io mi ricordo che Umberto Palermo l'aveva anche fatto pulire. Ah, chi giù che era fissato con la pulizia. Sì, Palermo. Sì, una cosaccia. Malato. Una cosaccia. Umberto Palermo, una cosaccia. Cioè, l'aveva fatto pulire. Che noia. E credo aveva fatto anche mettere dei cassonetti, no, i gettacarte, che non ci sono più. Ragazzo squallido, senza fantasia. Grandioso. Non si può essere così. Scusami, però Domè, ora obiettivamente,
cioè è una fogna, ce l'ha, è una discarica, cioè dire io poco fa nel tentare di fare le riprese mi stavo tagliando un piede, è proprio un monnezzaro. Vuoi la granita al posto del gelato al cioschetto? Sì. Che ti rimbresca la gola. Inizio. Cesare, è inutile che cerchi di farmi convinto, Cesare. Non ci vengo più dietro di te, perché è da 3 anni che mi fai fare speciali, è da 3 anni che mi facesti fare un sacco di male di amicizie, chiaro? Hai ragione, su E non mi ha capito a mezza parola. Quindi io, siccome sono l'amico degli amici, io mi voglio sciarare con nudo, sono per la pace, per il quieto vivere. Quindi vabbè, tutto largo un'assiria che ti convincissi? Sì, perché tutto sommato, voglio dire, se tu largo un'assiria, ma perché ci dobbiamo interessare a largo un'assiria? Ma con noi, cioè, ma veramente. Ma poi già un nome, largo un'assiria. No. Ma dove viene? Contra d'Arreda, contra chi è? Contra d'Arreda. Bello, cioè a cane cattì, largo un'assiria. Ma perché queste esterofilie, queste manie Ma poi voglio dire una cosa, ma i picciotti, che ci fa fare venire qui? Ma infatti. Andatevene nelle case private, andatevene in campagna, una scampagnata. Che poi chi l'ha detto che intanto questa cosa dei cestini con i copertoni è una cosa bellissima, ma andrebbero svuotati. No, questo è stato brevettato così. Ah, per rimanere così? Per rimanere così, questo è un po', fa parte del un'opera d'arte, un'opera d'arte. Insieme ai murales che sono stati fatti. Bravo, tu devi vederle le cose, Cesare, devi imparare a vederle sotto un altro aspetto. Sotto un altro aspetto. Se tu vedi un amico, ok, che la moglie è con Nando, chi ci dici? Chi ci dici? Se tu ci dici, compa, per la mia gavetta tua moglie è con Nando, tu gli hai detto cornuto, no? Certo. Se invece dici, compa, sai, ma chi era con tuo cognato, tua moglie? Chi era con... Tu sei il re delle metafore, sì. tu te la cavi con le metafore, capito? Tu te la cavi con le metafore. Mi piace questa cosa. E ti dico una cosa, che tutto sommato, voglio dire, che poi non è così sporco, 500-600 bottiglie ci saranno, ma e che... ti stupirò, nella prossima tappa ti stupirò. Dove mi porti? Adesso a sorpresa ci rimaterializziamo da un'altra parte. Clicchiamo 3, 2, 1. Cioè mi hai riportato di nuovo dentro la vasca. Che bello, cioè, dentro la vasca. No, veramente l'anno scorso ci eravamo messi là dentro. L'hai visto? Ci abbiamo cambiato. L'hai visto quest'anno? Ci sono i pesciolini. Il pesce spada nell'altra vasca. E se ci mettiamo d'impegno anche qualche pesce piragna c'è. Guarda il verde, guarda. Senti, annusa il profumo. No, ma c'è anche spazzatura là. Ma dove la vedi questa spazzatura? No, quella è proprio una busta di spazzatura. No, quello è il cibo per i pesciolini. Quando tu c'hai l'acquario a casa. Domenico, sai che cosa ti dico? Che io in quel viaggio che ho fatto a San Lazzaro, siccome c'è qualcuno che mi prende anche in giro, a volte sì. Che va a San Lazzaro, ragazzi, no. Tu non c'eri purtroppo, però ci hai seguito giorno dopo giorno. Avevano una vasca non come orribile come questa, però era una vasca inutilizzabile. Inutilizzabile perché l'impianto idrico, come mi dicono anche in questa, era ormai fatiscente, non poteva essere ripreso, eccetera. E la genialità sai qual è stata? L'hanno riempita di terra e hanno fatto un... e mi dispiace non averla potuta riprendere e hanno fatto un giardino di piante grasse. Uno schifo. Che monotonia. Non me ne devi dire questa. Cioè una cosa che costa 2 lire praticamente, no? Cioè l'hanno riempita di terra. E le piante grasse costano un euro ciascuna. Ora tu immagini. E ora sono tutte belle grandi, tutte. Ora tu immaginati un turista, no? Che vai sì, in un però posto. Guarda in telecamera, non guardare. Un turista che va in un posto, se vede una vasca di chissà con le piante, con le... che dice? Usuale. Ora immaginati un turista che viene qua e viene a vedere questa opera d'arte. Allora non dovete venire come turisti, ma come ospiti. Mi ricordi qualcuno? Porca miseria. Le sedie ce l'abbiamo, per cui. Yes, the fai! Sei the fai allora! Yes, che fai! Anzi, tu non sei the fai, sei Yeku fai! Se tu devi far parlare la gente, sì, devi far parlare, no, non ne parla nessuno. Hai ragione. Dico, se tu. Però te la posso dire una cosa, che mi sento un coglione a stare messo qua dentro. Guarda qua i fiori naturali. Sì. Queste sono delle piante disidratate che non hanno bisogno di acqua. No, erba secca.
erba secca. Piante disidratate. Ma quella è spazzatura e questa è erba secca. Sei ignorante. Piante disidratate, non hanno bisogno acqua, non hanno bisogno concime. Guarda che si mantengono belle. Dove, scusami, ma ti volevo chiedere una cosa, ma quanto tempo dobbiamo stare ancora qua dentro? Ci andiamo, ti porto in un altro posto. No! Ti porto in un altro posto e ti stupirò questa volta. Io ti stupirò questa volta. Ti assicuro che rimarrai se uomo di poca fede. Io non so che cosa mi aspetta, però ci dematerializziamo nuovamente. Clicchiamo? Dove mi hai portato? Dove mi hai portato? Guarda, 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 guarda. Che effetto antichizzato. Il rosone, il rosone. Ma sono pieni di polvere arrugginite. Effetto polvere, Cesare. Sono arrugginite. Non l'ascoltare, non l'ascoltare. Effetto polvere. E poi sono i comunicati. Sai che mettevano i comunicati? I necrologi per i morti. Che belli. Ma è un'offesa in un portone del divino 800. No, è una cosa utile. Come si fa a sapere una persona è morta? Come si fa? E poi quelle piante. C'erano quelle belle piante disidratate che pendevano dagli altri. Le altre hanno tolte dopo il nostro. E dopo la linguanza longa tu, dovevi stare in silenzio. Ma ci sono ancora le luci di Natale. Beh, certo, certo. Ma certo, almeno di 15 anni fa. Devi arrivare prima. Chi se no tu ti devi organizzare. Metti che ti scordi a mettere le luci per Natale. Che fai? Invece tu li tieni là, già sono pronti. Ma è un portone di fino 800, questo è un portone prezioso. Guarda, di fino 800. Così vieci, Cesare, aria di togliamolo, ci mettiamo una vetrata, una vetrata a vista, tutta bella. Alluminarizzato. Alluminarizzato, che sì, questi battenti. Ma sono arrugginiti. No, effetto rugginè, effetto rugginè. E che ci vuole arte per fare un discorso di questo. Ma ha ripristinato questo portale. Ma questo è il Palazzo Stelle, il Palazzo è rappresentanza. Scusa. Hai detto che un portone del fino 800 piglia una persona a 90 anni, la vuoi ripristinare tu una persona a 90 anni? Avrà sempre 90 anni, cioè come fa? Ce lo può giocare, lo può sempre 90 anni, anche se lo ripristinassero. Sembra un portone del fino 800, Cesare, va sostituito, cose nuove. Ti sei convinto? Si è convinto, dai che ti sei convinto, e dillo, dai. Scusate. Andiamo, clicchiamo. Andiamo, spero che al pronto soccorso mi diano una mano. Caro Domenico, finisce qui il tour, diciamo, questo è l'avamposto di tutto il tour che abbiamo fatto e siamo nel piazzale di Padre Gioacchino. Come lo trovi? Bellissimo. Guarda, la ringhiera che manca, diciamo... Hai visto che ne manca un altro pezzo, vero? Sì, ma è un discorso di minimalismo. Cioè minimalismo nel senso che meno ce n'è e meglio è. È la moda, cioè oggi ha ripreso, ha preso nuovamente piede lo stile moderno, quindi insomma hai visto questi spazi. Ma veramente, veramente io ti avevo lasciato che ne mancava un pezzo da lì. Tu poi sei mancato e io sono venuto a fare dei sopralluoghi e si sono fottuti quest'altro pezzo, questo che stiamo facendo vedere qua, e poi un altro pezzo ancora giù. E stanno programmando per stanno programmando, sono in trasferta in questo momento, sì, sono in trasferta perché hanno un'inferriata, non so in quale posto andare a fotte, e quindi ritorneranno qua e riprenderanno, diciamo, questo prelievo. E noi terminiamo questo tour qua, ma non perché non abbiamo altri posti che abbiamo attenzionato, che abbiamo visitato, ma perché credo che sia sufficiente il materiale che abbiamo raccolto e sul quale fin qui abbiamo scherzato. Perché caro Domenico, tu oggi mi hai dato la stura per divertirmi facendo questo lavoro e facendo anche riflettere le persone, perché in questo cortocircuito che tu ti sei divertito a creare facendo questa pantomima insieme a me, di cui io ti ho fatto la spalla in questa scenette, però creerà molti momenti di riflessione. Se sei d'accordo con me, voglio fare una riflessione insieme a te, così poi tu in qualche modo la completi. La cosa che più mi rattrista, caro Domenico, non è il fatto che siamo tornati nei luoghi dove siamo stati un anno, due anni fa e li abbiamo trovati nelle stesse condizioni, se non addirittura peggiori. La cosa che mi rattrista di più è che non si percepisce neanche il tentativo. E il tentativo è un fatto dovuto, capito? Il tentativo di dire, vabbè, ma questi due stronzi, due anni fa, hanno attenzionato
queste minchiate, perché poi di fesserie si tratta, che avremmo potuto intervenire eccetera, e praticamente ci siamo ritrovati nelle condizioni peggiori. Dico la banalità una su tutte, il portone di Palazzo Stella, cioè qua non si sta chiedendo di ristrutturare la Torre di Pisa, c'è una pitturata ad un portone che sembra il portone di un bordello del palermitano, e che è l'ultima cosa del mondo, cioè voglio dire, sarebbe bastato qualche prebende in meno, qualche giannizzero di questi che orbitano, voglio dire, si sarebbe dato a dignità ad un portone che è un palazzo di rappresentanza. Dilla qualche cosa, Cesare. Io devo dire che fino a questo punto abbiamo scherzato, siamo nello spiazzale vicino alla chiesa di Padre Gioacchino, mi auguro che possa diventare santo per risolverci un poco di problemi, però con carte alla mano devo dirti che dall'inizio di quest'anno io ormai la vita mi ha sottoposto a delle prove dure, quindi ho imparato ad affrontare i problemi in maniera diversa, e tu lo sai, come lo sanno tutti, come eccetera eccetera, però ti posso dire che con carte alla mano dall'inizio dell'anno Canicattì è diventata una città fantasma, praticamente non c'è più gente, e la cosa che mi preoccupa è che è un cane che si morde la coda, perché né a livello amministrativo né a livello di cittadini nessuno sta muovendo mano per fare qualcosa, ma non dico per risolvere il problema, quantomeno per attenzionare, perché tu hai detto, noi non è vero, noi praticamente, anche se non abbiamo concluso niente, però ci siamo, evidenziamo quello che c'è, e io devo sempre puntualizzare che noi questo lavoro lo continueremo a fare sempre, comunque l'abbiamo fatto in precedenza, l'abbiamo fatto sempre, non perché ce l'abbiamo con l'amministrazione attuale o con quella di prima o con quella di prima ancora, noi lo facciamo, non ce l'abbiamo con nessuno, però voglio dire, Cesare, Canicattì era una delle cittadine più belle, fiorente a livello commerciale. Oggi, se tu a quest'ora vai via la Regina Margherita, le attività sembrano delle attività fantasma. Voglio aggiungere un passaggio. E non ci sono più regole, Cesare, ognuno chi si alza prima la mattina fa. Voglio aggiungere un passaggio, caro Domenico. Se chi si sente tirato in ballo da questi nostri filmati, da questo nostro lavoro, e ritiene che non si rivede in quello che noi stiamo dicendo, cioè pensa, vabbè, ma questi due sono due millantatori, stanno raccontando una verità che non esiste, perché noi abbiamo operato su Parco Robinson, su Viale Nassi, sull'Largo Nasseria, sul portone Palazzo Stella, sulla fontana di Via Cesare Battista, cioè, se chi di dovere ritiene che noi siamo due millantatori e quello che stiamo raccontando è frutto di manipolazione, noi siamo disponibili ad accendere loro le telecamere e a dargli tutto lo spazio che loro vorranno, dicendo chiaramente, guardate che noi abbiamo le prove che abbiamo tentato di fare questo, abbiamo tentato di fare questo, abbiamo tentato di fare questo e non siamo riusciti in nessuna cosa di queste che abbiamo tentato. Se invece prendete atto e vuole essere per voi un momento di riflessione, vi dovrebbe fare chiedere, in questi due anni, perché non si è neanche tentato, provato, immaginato di poter intervenire? Guardate che se noi parliamo, lo voglio precisare, Dome, perché non vorrei che si convincessero che noi, cioè, vabbè, avete individuato due o tre posti e li utilizzate come feticcio, si diverte in questo momento un amico mio quando sente la parola feticcio, e, no, noi potremmo parlare anche di cose molto più serie, e non lo facciamo, non vogliamo mettere in grosse difficoltà nessuno, per cui questa è una precisazione che va fatta. Se parliamo del Parco Robinson è perché sappiamo, è come la maestra che all'alunno gli dice un argomento a piacere, perché sappiamo che non è molto preparato, perché se prendiamo altri argomenti potremmo mettere molte persone in difficoltà e vorremmo evitare. Poi Cesare, scusami, dobbiamo finirla di sbattere i piedi a terra come ragazzini quando ci tolgono le caramelline, cioè qua il problema è uno, c'è qualcuno che è nelle condizioni di dimostrare che quello che diciamo noi non è vero, che lo faccia, che lo dimostri. Una volta io ho avuto un battibecco con una persona che mi doveva dei soldi, questo mi ha detto, guarda, tu non ti devi permettere di dire malo pagatura, dice, guarda, tu per dimostrarmi con Simone Pagatura a fare solo una cosa, portami i soldi. Cioè, ora voglio dire, e aggiungo di più, perché sai, a volte io sento delle cose che mi feriscono, mi fanno stare male, perché io sono l'amico degli amici e quando sento queste cose, se voi crediate che noi stiamo facendo qualcosa, credete. Di... Credete. Non mi sbagliare il verbo che poi ti critica. Crediate, si può dire. Credete. Credete. Ora me lo vado a guardare nel vocabolario. Che noi stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Mamma,
denunciateci, non lo so. Ma perché sei però denunciato? Ma no, dico se ragazzo, noi, spegni la moto per favore. Stiamo registrando, per favore spegni la moto. Se noi stiamo commettendo un qualcosa di praticamente sbagliato, e noi siamo qua. E perché ci debbono denunciare? Cosa stiamo facendo? Non lo so. E se non lo sai, perché chi ci mette queste cose in testa? Cioè, perché abbiamo detto che Parco Robinson è una fognatura, appunto. Perché abbiamo detto che a casa di Futteru è firrata, perché mi dicevo che il portone di Palazzo Stella sembra il portone di un bordello palermitano. Non è d'accordo. E di che cosa? Qua abbiamo pure uno spettatore. Che voglio dire, ed è uno spettatore importante. La fontana però a posto. E la fontana, gli abbiamo dato pure l'idea di quello che c'è da fare. La villa non ci siamo andati. Concludiamo qua questa puntata, ci andiamo qualche giorno in ferie, ci andiamo a riposare, stacchiamo la spina, poi ci vediamo con le dirette, perché lì c'è un bel po' di cose da dire. Bella questa diretta. Domenico, grazie per essere stato con grazie me. Grazie a te. Ora, grazie a voi che siete stati con ora si pigliano pure un po' cucutti. E ci vuole, sempre solo con mia. Va bene, a presto. Ciao.